Questo programma è offerto da Maribo Sima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribo Sima in via Triunvirato 15/2 a Bologna. Buongiorno e ben ritrovati col quotidiano appuntamento delle informazioni qui Bologna.tv. Oggi è giovedì 23 maggio, andiamo a leggere le notizie di oggi. Domenica e lunedì al voto. Alcuni comuni della nostra provincia domenica e lunedì saranno chiamati alle urne per eleggere i referenti amministrativi locali. Ad Imola, Camugnano e Granaglione, seggi aperti già domenica dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì dalle 7 alle ore 15. C'è attesa per l'espressione del voto a Imola, dove ci sono ben 8 candidati, 14 liste. Una situazione abbastanza ingarbugliata che al momento non vede così netta e chiara la riconferma di Daniele Manca. A Camugnano invece si registrano 3 candidati e conseguentemente 3 liste, mentre a Granaglione non c'è rischio di essere fraintesi, una sola lista per un solo candidato, e cioè Giuseppe Nanni. L'importanza dell'esito del risultato imolese, soprattutto in chiave di interpretazione dei dibattiti interni alla sinistra. Ancora fa discutere la notte bolognese. Dopo i provvedimenti troppo restrittivi e poco reali di via Petroni, le vicende accadute nei giorni scorsi e le improvvise situazioni di disagio in Piazza Verdi, si continua a discutere tra provvedimenti particolarmente restrittivi e aumenti di azioni di sorveglianza. Di fatto, al momento Piazza Verdi pare meno discriminata rispetto alle vie adiacenti, tra cui appunto via Petroni. Non è la chiusura dei locali a luna a poter garantire il deterrente utile per abbattere la violenza notturna e il disagio, così come non è da demonizzare il popolo della notte, perché è evidente che sono le infiltrazioni di personaggi malavitosi a rendere rischio l'area, quindi anzi l'area, l'apertura prolungata dei locali, spesso sono anche benissimo organizzati con personale di vigilanza privata, potrebbe garantire un minor girovagare di giovani che di certo non hanno intenzione di finire a letto a orari stabiliti amministrativamente. Con regole e leggi più chiare e specifiche si potrebbero ottenere risultati sicuramente più efficaci e concreti. In campo anche le associazioni di categoria, come spesso succede, arrivano in superficie le arti della diplomazia in un contesto di figli e figliastri. Evangelizzazione in piazza, proprio rimanendo in tema di Piazza Verdi, sicuramente lodevole e simpatica, senza considerazioni di carattere religioso laico, l'atteggiamento di alcuni frati che hanno scelto di avere lì proprio la propria azione nella piazza dei giovani e di portare in mezzo a loro la parola del Signore in mezzo a loro, nei luoghi da loro frequentati. Così Piazza Verdi diventa il luogo adatto per l'incontro dal titolo Ascolta la tua sete in aperitivo Veritas con i frati francescani di Assisi e con Fra Giancarlo in testa. Non vi è modo migliore per parlare un linguaggio comprensibile e universale. Un premio a pedali per Luca Carboni, cantatore bolognese, è stato scelto nella giuria della rassegna Pensieri e Pedali come personaggio da premiare. Un riconoscimento che completa la 13ª edizione della rassegna, 3 giorni dedicati al Green Transport che si svilupperà nell'area della sede della regione con incontri, convegni, esposizioni di produttori e beni prodotti per i servizi. Domani, venerdì 24, appunto la consegna del premio al cantante bolognese per aver promosso lui stesso l'uso della bicicletta in passato. Carboni succede a personaggi già premiati come Mogol, Giannacci, Gambarotta e Pizzo e altri ancora. L'azione di sensibilizzazione ha finora coinvolto tra l'altro oltre 5.000 studenti in indagini lanciate da Legambiente ed Euromobility. Sgombero i prati di Caprara, coronazione di sgombero dell'area con rimozione di abitazioni provvisorie, cioè di baracche e tende, nelle aree delle vicinanze dell'ospedale maggiore, una quarantina di alloggi identificati e smaltiti che ospitavano circa 25 persone, quasi tutti di origine rumena. Tra questi un solo minorenne, si pensa che il numero di persone ospitate fosse ben più alto, ma che la prevedibilità dell'intervento avesse già allontanato vari soggetti. E per chiudere, Checkpoint Charlie, oggi a Bologna, una mostra collettiva di pitture, fotografie e musica in via Rosa Spina, dove alle 20.30 invece sarà di scena uno spettacolo con mimi e musica dal vivo. Un appuntamento tra arte e spettacolo per un pubblico non solo giovanile. È tutto per le notizie di oggi, io vi rimando all'appuntamento con le informazioni di domani, vi lascio alle previsioni del tempo di Marco Lacci. Grazie. Benvenuti al meteo di oggi. Oggi giovedì 23 maggio. Un cielo variabile, quindi tende ad essere a migliorare, con una minima di 15 gradi, una massima di 20, un'umidità del 70% e un vento che soffia i 15 km orari. Ma andiamo a vedere la giornata di domani, venerdì 24 maggio, con un cielo sempre variabile, però con possibili piogge, quindi occhio e girate con l'ombrello. Una minima di 12 gradi, una massima di 16, un'umidità del 70%, quindi è costante, e un vento che soffia ai 20 km orari. Grazie a te, alla prossima. Questo programma è stato offerto da Maribo Sima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribo Sima in via Triunvirato 15/2 a Bologna.
piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Fiocca, la neve fiocca, e ad ogni cuore sogna un dolce focolare.